Stamattina ero a un convegno unitario di UIL, CISL e CGIL sul sistema degli appalti. E nel mio intervento uno dei miei collaboratori mi ha detto: "Sei stato troppo pesante." Ma gli altri non scherzano. Se pensate quello che hanno in testa, dovremmo reagire in maniera ancora più pesante. Questo governo, che si è assicurato perché Renzi è un sinistro, aveva cominciato col dire che avrebbe fatto le riforme che servivano ai giovani di questo paese, estendendo le tutele che noi non avevamo saputo dare ai nostri giovani, e ci hanno detto pure: "Ma dove eravate?" Non so se ve ne siete accorti quante tutele hanno preparato per i giovani. Tant'è che mi ha fatto pensare che si usano ad arte le frasi in inglese, Jobs Act, perché in Inghilterra c'è la circolazione a sinistra e la guida a destra. Ma ancora non hanno finito, e se noi non reagiamo, gli spalanchiamo un'autostrada. Prima ancora di diventare segretario generale, avevo detto ai nostri colleghi di UIL, di CGIL e CISL, c'era ancora Luigi Angeletti segretario, questo ha intenzione di uccidere il sindacato. Non è adesso che per fargli dispetto ci suicidiamo. Non sono disponibile, non dobbiamo essere disponibili a nessun suicidio. Questi si sono impegnati con i poteri forti per ridurre i salari in questo paese, eliminare il contratto nazionale, non fare più contare il sindacato nelle materie che non riguardano la contrattazione strettamente aziendale. Ci faranno parlare di qualche passaggio di categoria o di qualche orario di lavoro particolare. Hanno in testa di riportare questo paese, attraverso la politica di austerità e la stabilità, indietro di 50 anni. Per questo sono interessato ai contratti. E per questo non siete soli, non vi lasceremo soli, ma anzi dovremo moltiplicare i nostri sforzi per mettere in piedi le più grandi lotte crescenti sul sistema contrattuale del paese. Perché altrimenti passa quel disegno. Il peggior datore di lavoro è il governo di questo paese, che da più di 7 anni non rinnova i contratti del pubblico impiego. L'ABI è stata subito pronta ad accodarsi, disdettando l'accordo contrattuale. Non vogliono rinnovare contratti, e c'è qualcuno che ha delle tentazioni in CGIL e CISL di dire: "Vabbè, ma se non è tempo, vediamo di aspettare." No, no. Questo è l'anno dei rinnovi contrattuali. Già siamo a circa 7 milioni e mezzo di lavoratori che aspettano un contratto, compreso i 3 milioni e 3 del pubblico impiego. E entro fine anno ci sarà la stragrande maggioranza del mondo del lavoro che deve rinnovare il contratto. Cominciamo a prepararci. Tutti gli atteggiamenti, pensate, noi avevamo fatto un accordo con l'Ippica che andava benissimo con la crescita del paese, anche se era una crescita, diciamo, limitata. Adesso siamo in deflazione e qualcuno ha cominciato a far già la voce che vogliono ritornare indietro i soldi. C'è solo una piccola variante.
che nel frattempo che noi abbiamo giocato con un sistema di regole contrattuale che è scaduto e che vogliamo rinnovare, e noi stiamo studiando la nuova proposta di modello contrattuale che a breve esiteremo, perché nel frattempo con le azioni fiscali locali hanno diminuito il potere d'acquisto di tutti i lavoratori e di tutti i pensionati di questo paese. Quando hanno annunciato questa campagna di ottimismo per dire che il PIL sta riprendendo, l'occupazione sta schizzando in avanti, io ho evitato di contestare in maniera dura, come è possibile pure, perché c'è da verificare di cosa stiamo parlando, visto che è diminuita nell'ultimo mese di dicembre la cassa integrazione, perché sono stati licenziati e aspettano ora di riassumerli con le nuove condizioni che il governo gli ha dato, regalando un sacco di soldi ai datori di lavoro a loro insaputa, perché loro non parlano con la Confindustria, la Confcommercio, così come non parlano con noi. E dico, bene, ci sarà, il Centro Studi della Confindustria ha detto che quest'anno avremo un PIL che aumenterà di più del 2%. Finalmente un po' di soldi da distribuire nei contratti. Se aumenta il PIL, le imprese non tutte vanno meglio e noi ce la prenderemo con quelli che vanno meglio. Una delle richieste che ho fatto ai miei colleghi è che il primo sciopero nel settore privato, dopo quello che avete fatto voi, che secondo me hanno sentito molto bene, io lo farei alla Mapei, che è l'azienda di Squinzi. di Squinzi. E noi dovremmo attrezzarci per riprendere a fare quello che, appunto, siccome ci hanno riportato a 50 anni fa, quello che facevamo 50 anni fa, fare sindacato, rivendicare i diritti e le risorse economiche per i nostri lavoratori. E nel fare questo non siamo conservatori, siamo rinnovatori, perché vogliamo rinnovare quell'impegno che il sindacato, percepito come parte del sistema, è stato un po' messo da parte. Scusate il bisticcio. Guardate, 2 giorni dopo, tre, la fine del semestre europeo a guida italiana, anche questa era guida all'inglese, no? Pensate che è stato il primo semestre dove il Presidente della Commissione europea, che era il nostro Presidente del Consiglio, non ha incontrato il sindacato europeo, non era mai successo. Ma 3 giorni dopo siamo stati invitati dalla Commissione europea, quella presieduta da Juncker, ed è venuto Katainen, che è il vice di Juncker, uno che è considerato un falco a livello europeo. E ha convocato le parti sociali, c'era pure il sistema bancario, c'erano i sindacati, le imprese. E ci ha detto, per noi il dialogo sociale continua a essere importante. Gliel'avete detto a Renzi? Ho detto, meno male che non l'avete messo in contraddizione, perché siete venuti 2 giorni dopo che la fine del suo mandato, se no era una. Ma l'hanno fatta apposta, secondo me. E in quell'occasione abbiamo avuto un confronto molto serrato. Ha dovuto ammettere alcune cose, Katainen, che noi siamo il peggior paese utilizzatore finale delle risorse europee.
E mentre oggi parlavamo di investimenti pubblici e privati, il Vice Ministro ci diceva che dovranno essere fatti più investimenti privati che pubblici perché le risorse non ci sono, ci permettiamo il lusso a livello italiano di non spendere circa il 40% delle risorse europee. E in Spagna e in Portogallo ci sono in due luoghi dove hanno realizzato delle opere, delle targhe che dicono quest'opera è stata realizzata con i soldi che sono ritornati dall'Italia. Non è una battuta, è un fatto vero. Loro sono riconoscenti, non so che cosa. Oggi, in contemporanea, mentre parlavo a questo convegno sugli appalti, la Corte dei Conti diceva che il pericolo che stiamo correndo è che ci stiamo abituando alla corruzione. E la corruzione è diventata devastante rispetto ai problemi economici del paese. E io in quel momento stavo dicendo 70 miliardi di corruzione, 130 miliardi di evasione fiscale, se non 32.000 stazioni appaltanti in Italia. 153.000 leggi. Non so se vi siete ricordati che qualche anno fa Calderoli aveva fatto finta di bruciare un po' di leggi. Non ne hanno bruciato manco uno. 153.000 leggi che quanto pare non sono scritte in italiano. Perché dopo varata una legge, il burocrate di turno fa la circolare interpretativa della legge. Significa che non era scritta in italiano, perché se c'è bisogno di qualcuno che spieghi come va interpretata, c'è qualche problema. Ma già facendo questa operazione, di fatto modifica la legge e crea le condizioni per il contenzioso legale e giuridico in questo paese. Se poi andiamo agli appalti al massimo ribasso, quelle sono propedeutiche proprio, non solo a contenzioso legale e giuridico, ma soprattutto agli atti corruttivi in questo paese. Non possiamo rassegnarci alla corruzione. Ho fatto, visto che c'era il Vice Ministro, ho detto adesso siccome domani, dopodomani dovremmo avere gli elenchi della Banca Svizzera che ci spiegherà evasori e quant'altro, visto che Renzi è veloce nel fare decreti, quelli che gli interessano, faccia un decreto per espellere dal Parlamento tutti i politici che eventualmente saranno in quell'elenco. Così immediatamente si può dare una mano alla Corte dei Conti a evitare che noi abbiamo il problema di abituarci, assuefarci alla corruzione. Guardate, a Katainen gli ho contestato il fatto che l'Europa della stabilità e dell'austerità non ci sta facendo uscire dalla crisi. E nel frattempo nel mondo il 10% che aveva il 30% della ricchezza passerà al 40% della ricchezza. E il 10% dei più poveri passeranno dal 7 al 2% della ricchezza. I più ricchi diventeranno ancora più ricchi e i più poveri più poveri. Per questo ci siamo fatti un papa che si chiama Francesco e parla ai poveri, perché lui sapeva che i poveri sarebbero aumentati. Io sono molto attento a quello che il nostro papa, nonostante sono un laico, dice e fa. L'Europa ha detto Draghi, il più riformista d'Europa è Draghi, attenzione, quindi immaginate cosa ci ha appresso. Però attraverso alcune operazioni il piano Juncker prevede 315 miliardi di euro, di cui due terzi sono virtuali, perché per arrivare a 315 miliardi da 21 miliardi reali
di cui 16 erano quelli che non avevamo in parte utilizzato noi dall'Europa, hanno usato un moltiplicatore da 1 a 15 che la BEI dice che non esiste in natura, non io che non sono un economista, perché al massimo il moltiplicatore rispetto a dei miliardi può essere da 1 a 5, però se loro lo facevano da 1 a 25 avremmo avuto più miliardi teorici da investire. Ma mentre si parla di investire, ammesso che fossero veri, 315 miliardi in 3 anni per l'Europa, sono 105 miliardi all'anno, ammesso che fossero tutti veri. Gli Stati Uniti d'America, che ci hanno regalato la più grande crisi finanziaria del mondo, sono 6 anni che investono 1.000 miliardi di dollari all'anno per arrivare l'anno scorso ad avere un aumento del PIL del 3,1%. E Obama ha detto, Obama ci dà le lezioni e dice: ma non avete capito che bisogna investire in infrastrutture, in tecnologia, in ricerca, nei giovani quindi, per invertire questa tendenza? Se loro con 6.000 miliardi già parlano di investire in altri 4.000, sono arrivati a 3,1, noi con 100 miliardi in Europa dove andiamo? Gli Stati Uniti d'Europa che speranza hanno? Ci vuole un economista per capire questo. No, il problema vero è che si sono messi in testa di ridurre i lavoratori, i corpi intermedi a tacere perché loro devono governare come dicono loro. E non siamo d'accordo e non ci rassegniamo e non vogliamo essere testimoni passivi di queste condizioni. Quindi stamattina facevo una riflessione. Sugli appalti, no? Al nord si fanno gli appalti e si prendono le tangenti, al centro si fanno gli appalti, si prendono le tangenti e si fanno le incompiute, al sud si prendono solo le ma almeno le opere cercano di farle, quindi tentativo c'è. non è, io sono del sud, quindi non è che questa cosa mi fa piacere, però mi ricordava una vecchia battuta fra due politici, uno milanese e uno palermitano. Noi dobbiamo evitare che in questo paese continui a esserci la sindrome di Stoccolma. Diceva il mio ex datore di lavoro, tale avvocato. Tutti sapevano chi era, ma lui non aveva mai esercitato, Giovanni Agnelli, tutti lo chiamavano l'avvocato, che se in Italia vuoi far fare le riforme di destra deve affidarle a governi di sinistra. Postumo, diciamo, devo riconoscere che aveva perfettamente ragione. I nostri giovani con le tutele crescenti, Jobs Act che gli promette che ora a ogni rinnovo di appalto e a ogni cessione di ramo di azienda i giovani assunti saranno nuovi assunti, e anche quelli meno giovani, nel giro di pochi anni delle tutele crescenti non ci sarà più traccia. Per questo dobbiamo fare contratti. Perché nei contratti dobbiamo rivendicare quello che il governo ci ha tolto con Jobs Act e che cerca ancora di toglierci nei diritti che abbiamo conquistato con anni di dure lotte. Quindi, come vedete, non sono uno che vi sta vicino in maniera disinteressata. Questo io sono fortemente interessato che i contratti partano e si facciano, mettendo in campo tutte le azioni possibili in maniera intelligente, cercando di farli costare meno possibile a noi e fare più danni possibile alle controparti. Fermi poi, come nostra cultura, essere pronti a fare gli accordi perché un sindacato che non fa accordi e non fa contratti non è più manco un sindacato, è una bocciofila di questo paese.
ma dobbiamo costringerle a trattare. E chi meglio di voi nel vostro settore deve fare questo? Visto l'atteggiamento dell'ABI, dell'Asso Cassa, Federcassa, tutti sti assi che ci sono. E anche gli assicuratori che giustamente diceva stanno benissimo, visto che è obbligatoria l'assicurazione. Non possiamo manco sottrarci. Ebbene, io sono preoccupato di un governo che quando dice noi puntiamo sulla scuola, noi puntiamo sui giovani, noi puntiamo sull'università, noi puntiamo sulla ricerca. Oh, dopo che puntano sparano ad alzo zero. Abbiamo la scuola che è la penultima come investimenti in Europa, solo la Romania è appresso a noi. Abbiamo un'università che sforna pochi ormai, qualche cervello che esportiamo all'estero per regalarlo alla concorrenza. Abbiamo un paese dove si spendono più soldi per ricercati che per ricerca. Di cosa stiamo parlando? Evitassero di puntare troppo su questa impostazione. Devono puntare a fare investimenti pubblici e privati per riprendere l'economia. Oggi il nostro problema, io sono stato a Milano sabato scorso, noi abbiamo un'eccellenza, non solo quella, alimentare. Non la favoriscono con un'adeguata tracciabilità, per cui basta comprarsi un'etichetta di olio extravergine e vendere un olio che non sappiamo da dove arriva nel nostro paese. Mia moglie che ogni tanto mi costringeva, quando i sabati le avevo liberi, ad andare al mercato, quanti pomodorini di Pachino vedevo. Facevo, ma dove li producono? Perché io non ne ho tutti i pomodorini di Pechino. Noi dobbiamo favorire l'eccellenza e dobbiamo favorire l'esportazione, ma attenzione, il nostro problema non sono le esportazioni, perché nonostante tutto noi siamo il secondo paese europeo esportatore, nonostante non abbiamo materie prime, perché le nostre industrie manifatturiere del Made in Italy vanno benissimo. Che cos'è che non funziona? Non funziona il mercato interno. Quasi l'80% delle nostre imprese lavorano per il mercato interno. E se i lavoratori e i pensionati, se anche una categoria come la vostra, che una volta veniva ritenuta privilegiata, poi sono passati quelli del pubblico impiego privilegiati, ma come vedete a forza di privilegi stanno azzerando tutti i privilegi possibili e immaginabili, noi abbiamo una condizione che queste imprese possono fargli tutti gli sgravi fiscali che vogliono, possono dargli la decontribuzione usando i soldi del mezzogiorno, 3 miliardi e mezzo dei 6 miliardi dati a loro insaputa della decontribuzione. Se non c'è la domanda, perché non c'è il potere d'acquisto dei lavoratori e dei pensionati di questo paese, la ripresa economica delle nostre imprese non c'è. E poi pure regalargli i soldi, ma non faranno un'assunzione in più le imprese che non hanno domande per i prodotti che producono. Come glielo dobbiamo spiegare? Ci vuole un economista? E allora hanno un disegno soltanto, quello di ridurre l'Europa, i lavoratori, le classi medie, al silenzio e ridurle alla fame. Non so quali disegni politici, ma basti pensare a quello che dice il nostro Presidente del Consiglio. Al Washington Post aveva dichiarato: io voglio che nel nostro paese le imprese possano assumere e licenziare chi, quando e come vogliono. Lo sta realizzando. E io non voglio avere a che fare con i soliti noti. È meglio fare un decreto sulle banche popolari per farli comprare ai soliti ignoti. Perché vedete, i soliti noti italiani
li conosciamo perché pagano le tasse, magari poco, ma pagano le tasse. I soldi ignoti di cui parla Renzi, chi sono? Dove pagano le tasse? Di cosa stiamo parlando? A quali poteri si fa riferimento? E questo è il problema di questo paese. Noi vogliamo fare il sindacato. Vogliamo rinnovare contratti. Per salvare il contratto nazionale dobbiamo fare un nuovo modello che sposti sempre di più sul livello, sul secondo livello, la contrattazione di merito, di produttività, ma che abbia riferimento, è il contratto nazionale che decide le regole che devono essere applicate nel secondo livello, altrimenti abbiamo finito di discutere. Non ci sarà prima il primo e poi il secondo. E passeranno alla contrattazione individuale, come sapete benissimo nel vostro settore, in qualche realtà cercano di introdurre. Quindi dobbiamo reagire, disponibili a fare tutti gli accordi possibili, ma senza, come avete detto voi, con la schiena dritta anche nel fare gli accordi e parlando il messaggio della chiarezza con i lavoratori. E noi dobbiamo stare in mezzo ai lavoratori, dobbiamo comunicare quello che correttamente dobbiamo comunicare, dobbiamo moltiplicare la nostra possibilità di parola, riportando in tutti gli organismi, in tutte le strutture, quali sono le nostre piattaforme e quali sono i nostri intendimenti. Attenzione, il vero conflitto di interesse di questo paese, vi ricordate quando si criticava Berlusconi perché aveva tutte le televisioni quando era governo? Renzi adesso parla a televisione unificata e a stampa unificata. Il vero conflitto di interesse, e dovremmo parlarne, è che in questo paese gli imprenditori stanno nei consigli di amministrazione dell'editoria, che non è libera. Assieme stanno con i banchieri nei consigli di amministrazione dell'editoria, e assieme stanno nei consigli di amministrazione delle banche, e assieme stanno nei consigli di amministrazione delle imprese. Questo è il vero conflitto di interesse di questo paese. E per sconfiggere questo conflitto di interesse, io sono andato al congresso della stampa, gliel'ho spiegato e mi hanno applaudito. Perché quanta precarietà c'è anche nei giornalisti giovani, voi non avete idea. Un tanto a parola. E dobbiamo fare in modo che noi moltiplichiamo la nostra informazione. Voi lo fate, mettete in diretta le vostre riunioni, ma bisogna chiedere alle nostre strutture territoriali di amplificare. Bisogna andare sempre fra la gente, così come non solo per le piattaforme, ma anche per spiegare qual è l'intendimento della UIL. Io concludo perché già devo andare pure a un'altra riunione, non è finita la giornata. C'è un corso del CAF, sapete, il governo dei servizi ci sta facendo. Ci ha tolto il 10% sui patronati che già lavorano al di sotto del costo. Ci ha innovato, perché sono riformatori veri, bisogna stare attenti, il sistema fiscale con il modello 730. La verità è che molto spesso CISL e CGL non ci seguono sulle nostre idee. Io è da tempo che gli dico, dobbiamo sospendere i servizi che noi facciamo sottopagati dallo Stato e denunciarlo alla comunità europea per appalto illegale in questo nostro paese. E però, siccome non possiamo farli da soli certe cose, perché se no la concorrenza ci frega pure quel poco che riusciamo a fare, dobbiamo stare molto attenti. Noi, vedete, l'altro giorno riflettevo, ero segretario organizzativo, ho fatto la conferenza di organizzazione assieme a voi e abbiamo fatto la riforma organizzativa, che adesso da segretario generale devo cercare di garantire. Bene,
stiamo lavorando, perché abbiamo detto il mondo va cambiando, se non cambiamo noi ci cambiano gli altri, e se ci cambiano gli altri ci cambiano la loro immagine e somiglianza, ed è una somiglianza che non mi piace. Buon lavoro a tutti per cambiare la vita.